Buongiorno ragazzi, oggi parleremo del diritto internazionale. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire cosa si intende per diritto internazionale. Allora, il diritto internazionale è quel ramo del diritto che disciplina i rapporti tra gli stati, cioè tra enti indipendenti e sovrani. Quindi disciplina i rapporti tra quelle entità, appunto, soggettive che sono nate come Stato moderno, diciamo, vengono fatte la cui nascita viene fatta risalire al documento della pace di Westfalia nel 1648, quando gli stati, come entità appunto autonome e indipendenti, dotate di una sovranità originaria, si riconoscono reciprocamente tra loro. Dobbiamo dire che soggetti di diritti internazionali non sono solo gli stati, ma sono anche altre tipologie di entità, come ad esempio la comunità degli insorti. E altre entità che sono riconosciute appunto con una soggettività giuridica internazionale e autonoma, ovviamente. Allora, la caratteristica del diritto internazionale deriva dal fatto di disciplinare i rapporti tra delle realtà alle quali non può essere imposto alcun comportamento, perché appunto sono entità originariamente sovrane e chiaramente indipendenti tra di loro. Quindi la caratteristica del diritto internazionale è quella della assenza di una autorità in grado di imporre comportamenti a un singolo soggetto o a più soggetti. Un'altra precisazione, cosa vuol dire sovranità originaria? Vuol dire che il potere di esercitare l'autorità e quindi di imporre i comportamenti con l'uso della forza legittima, deriva dal solo fatto dell'esistenza dello Stato stesso e non è attribuito da alcun altro soggetto. Ad esempio, nel nostro sistema giuridico, nel nostro ordinamento, noi abbiamo lo Stato che è un ente dotato di sovranità originaria. E poi il nostro territorio è suddiviso in singole realtà territoriali minori, come le regioni, che sono sovrane, ma la cui sovranità è derivata dalla previsione di questa sovranità nell'ambito dell'ordinamento giuridico, cioè è lo Stato che attribuisce nel suo ordinamento costituzionale la sovranità ad enti territoriali minori. Quindi è chiara la differenza tra la sovranità dello Stato e degli Stati, che è una sovranità originaria, e la sovranità di altre entità territoriali minori, che non è originaria. Quindi sovranità in realtà cosa significa? Significa appunto potere di imporre i comportamenti, perché all'interno dell'espressione della sovranità sono presenti i famosi tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Quindi un ente è sovrano quando può creare delle norme che è in grado di imporle, che imporre ai propri, diciamo, al proprio elemento soggettivo, al proprio popolo. Quindi, per tornare al nostro, diciamo, argomento originario, noi dobbiamo definire il sistema di diritto internazionale come appunto un complesso di norme giuridiche che regolano e disciplinano i rapporti tra gli stati, cioè tra enti sovrani e indipendenti, sovrani in modo originario. Allora, altra cosa che dobbiamo, su cui dobbiamo soffermarci è che l'ordinamento internazionale costituisce un tutto separato e distinto rispetto agli ordinamenti dei singoli stati, cioè è un ordinamento che ha una caratteristica sua, ha una unitarietà sua e ha delle fonti diciamo, per creare le norme di diritto internazionale, caratteristiche proprio di questo ramo del diritto. Quindi è un ordinamento separato rispetto a quello presente nei singoli stati. Quello di cui parliamo
e a cui facciamo riferimento è il diritto internazionale pubblico, perché nella terminologia giuridica spesso si parla anche di diritto internazionale privato, ma è un'altra cosa, perché è quel complesso di norme, il diritto internazionale privato, che disciplina delle situazioni che si verificano nell'ambito di uno Stato o in cui è interessato uno Stato, a causa di un elemento che caratterizza i rapporti giuridici creati all'interno di questo diritto internazionale, che ha delle caratteristiche di estraneità rispetto all'ordinamento interno. Per esempio, quando due coniugi, per esempio, che si vogliono sposare sono uno di uno Stato e un altro di un altro Stato, ci sono delle norme che regolano la sorgere di questo rapporto, che è un rapporto privatistico e che quindi fanno riferimento al diritto internazionale privato. Oppure un contratto di compravendita vede un soggetto acquirente che è cittadino di uno Stato e il bene da acquistare che si trova presso un altro Stato, ecco, questo è un rapporto disciplinato da norme di diritto internazionale privato. Ecco, però sono due ambiti completamente diversi. E lo scopo appunto del diritto internazionale privato è quello di risolvere eventuali controversie che possono sorgere per la difformità di una legge di uno Stato e di una legge straniera per quello Stato, cioè che appartiene appunto ad un altro Stato, che è vigente in un altro Stato. Allora, abbiamo detto che il diritto internazionale è un ramo del diritto che appartiene al diritto pubblico e ha delle fonti autonome diverse rispetto alle fonti interne che, diciamo, consentono di creare norme applicabili ai singoli stati. Ecco, le fonti di diritto internazionale sono prevalentemente due, sono i trattati e la consuetudine. Allora, partiamo dai trattati. I trattati sono degli accordi tra due o più stati che disciplinano i loro comportamenti, cioè i comportamenti di quegli stati, in merito ad una determinata situazione. Allora, i trattati vengono definiti come fonti speciali di diritto internazionale. Cosa vuol dire fonte speciale? Vuol dire che non si applica in genere, generalmente, a tutti i membri della comunità internazionale, ma si applica solo agli stati che hanno sottoscritto e successivamente ratificato il trattato di riferimento. Quindi è una fonte che si applica solo ai soggetti nei confronti dei quali diciamo, c'è un coinvolgimento e che hanno manifestato nelle forme previste dal diritto internazionale e dagli ordinamenti interni dello Stato stesso la volontà di aderire alla disciplina di una determinata situazione. Quindi in questo senso si tratta di una fonte speciale. Il trattato può riguardare rapporti tra due stati e allora si parla di trattati bilaterali, ma può riguardare anche rapporti tra più stati e quindi si parla di rapporti plurilaterali, cioè di trattati plurilaterali. I trattati che sono sottoscritti da più stati sono appunto vincolanti per quegli stati che li hanno sottoscritti e successivamente, dicevamo, ratificati. Ecco, questi passaggi della ratifica e prima della sottoscrizione e successivamente della ratifica, sono passaggi indispensabili per poter applicare ai casi concreti le norme che derivano dal trattato. E solo dopo lo scambio delle ratifiche tra i paesi coinvolti, il trattato è effettivamente operativo e quindi applicabile tra questi paesi. Allora, che cosa vuol dire sottoscrivere? Lo sapete già, vuol dire firmare. Quindi il trattato è sottoscritto quando i rappresentanti degli stati che
che intendono appunto aderire a questo trattato, firmano e si impegnano a proseguire le procedure all'interno del proprio Stato per impegnare il proprio Stato a rispettare il contenuto del trattato stesso. Il trattato invece è ratificato quando viene recepito attraverso una procedura che è prevista dai diritti interni degli Stati nell'ordinamento interno stesso e quindi è recepito dal Paese attraverso un'approvazione, per esempio, delle assemblee rappresentative. E nel nostro Paese normalmente i trattati sono approvati dal Parlamento e ratificati poi dal Presidente della Repubblica, il quale è chiamato, a seconda del tipo di trattati, ad avere un ruolo più o meno determinante. E la dicevamo, però non basta nemmeno la ratifica per consentire di individuare il momento dell'operatività del trattato stesso, ma è necessario lo scambio delle ratifiche. Parliamo ora della seconda forma della seconda modalità attraverso la quale si possono creare le norme di diritto internazionale. E parliamo quindi della consuetudine. La consuetudine, a differenza dei trattati, è una fonte di carattere generale, ha una portata generale perché si applica a tutti gli stati che fanno parte della comunità internazionale e che quindi vengono riconosciuti nell'ambito della comunità internazionale. Ha un cenno al ruolo del riconoscimento dello Stato da parte degli altri Stati. Allora, uno Stato quando sorge? Sorge quando è completo dei tre elementi costitutivi, quindi popolo, territorio e sovranità, ed è in grado di dotarsi di un apparato idoneo ad esercitare questa sovranità. Questo Stato quindi sorge in base al principio della effettività, quindi sostanzialmente quando si creano queste circostanze, queste condizioni, uno Stato è esistente. L'atto di riconoscimento reciproco o comunque da parte degli altri Stati è importante perché politicamente ha una rilevanza estremamente elevata, ma serve per indicare la disponibilità o la volontà da parte degli altri Stati di avere delle relazioni internazionali con quello Stato. Cioè, il riconoscimento non è un atto che determina l'esistenza dello Stato, ma solo la base per poter impostare delle relazioni di tipo internazionale tra gli Stati reciprocamente che si riconoscono. Allora, dicevamo, torniamo un attimo alla consuetudine. Quindi la consuetudine è una fonte di portata generale, si applicano quindi le norme consuetudinarie a tutti i membri della comunità internazionale, ma naturalmente questa applicazione è lasciata alla volontarietà dei singoli soggetti, perché non ci scordiamo che non esiste un'autorità in grado di imporre coattivamente i comportamenti ai singoli stati. Quindi il principio della volontarietà guida sia l'adesione a determinate norme internazionali, ma anche l'applicazione appunto delle norme consuetudinarie all'interno dello Stato stesso. Noi abbiamo già visto la posizione dell'Italia nell'ambito costituzionale a livello di rapporti internazionali e questa è disciplinata dagli articoli 10 e 11 della Costituzione.